Ragazzi, bentornati. Bentornati. Sono veramente contento che Inscription non sia finito. Veramente contento che siamo qui. Non ho idea di cosa sia la Cases Mod, ma abbiamo completato il gioco. Abbiamo fatto una diretta basata totalmente sull'Alternate Reality. Io sono completamente coinvolto all'idea di quella che è apparentemente una componente del gioco hardcore. E cavolo, se sono felice che non sia finita. Grazie a tutti di essere qui. Mettiamo gli alert più visibili. Oh sì, così. Esatto. Bentornati. Grazie del live train, ragazzi. Continuo a dire che in questo periodo, nonostante stia lavorando a tantissime cose dietro le quinte, io abbia ovviamente con le dirette meno lunghe e ancora con tanto da aggiungere, magari anche a livello di marketing, come il sub goal, io abbia ovviamente dei dislivelli catastrofici di iscrizioni, eccetera, che però voi continuamente tamponate con il vostro supporto e presenza.
È veramente difficile per me in questo periodo di blind run in cui è un mese praticamente che registro tutto il giorno ininterrottamente e monto tutta la notte ininterrottamente. È difficilissimo non fare introduzioni per parlare insieme a voi. Infatti ho una gran voglia di fare il talk show prima di andare al Comic-Con. Ho bisogno di, appena avrò finito, appena avrò completato il new game della blind run, darvi la nuova schedule. Shh. La nuova schedule, darvi i nuovi orari, aggiungere di nuovo i reward, dare una certa presenza prioritaria a quello che è il next step. Perché è in work in progress. Vi ho già detto che ho un enorme investimento in arrivo. Sono due fotocamere, due obiettivi completamente nuove. Appena, è la prima volta che succede nella mia vita, appena uscite. Prenotate e arrivate con in arrivo, arrivate con enorme ritardo a causa dei produttori e di quello che accade nel mondo. Ragazzi, grazie. Xander the Lord, Grazie Gil, The Real Slim, DM Malx, Flame Testral, Rob, Crystal Spider, anche a te, The Real Tondo, Eddie Malx, benvenuti nella Covenant. Welcome back a tutti gli altri. Ruigi, King Matty, Mesats, Tony H. DDD, Zetrif, Synchrolink, Vush, 88 alci 88, Gab GGG6, Michepi, Zerasti, Akirax, Rob Bad Trip, Ellen Backslash. Grazie, benvenuti. Siete arrivati giusto in tempo. Io vi ho già discusso di come Inscription sia stato un indie che ho apprezzato terribilmente. Mi è piaciuto molto. Ovviamente mi è dispiaciuto non poter partecipare attivamente all'Alternate Reality, ma non è il tipo di puzzle che trovo particolarmente interessante per il mio gusto, nonostante a livello di community sia ovviamente una cosa estremamente intrigante. E i mod mi avvisano che Casey's Mod è un'espansione ufficiale dell'atto 1, yes! The Inscription. Prima che fosse aggiunta al gioco principale, si accedeva a questa modalità digitando Give me Ascension Mode come chiave beta per Inscription. Ora, battere il finale è l'unico requisito. Quindi, ragazzi, se è dell'atto 1, io sono ancora più contento. È ovviamente il mio preferito. Penso che sia difficile che non sia il preferito di tutti, a parte forse il fatto che a livello di gameplay è più divertente l'ultimo. È il penultimo, quello di Robotopia. Robotopia a livello di gameplay è il più divertente in assoluto. Sir Roland Sky, Ball of Smoke. Grazie, welcome back. Che ne dite? Che ne dite? Cominciamo. Artù, grazie del dono, benvenuti. Sono carico, ragazzi, sono veramente. Semper Fi. Derevar, grazie. Wow. Ok. Ok, comincia così. Livello della sfida 1. Punti della sfida 0 su 5. Non inizi con l'oggetto ago da pesca. Non puoi cambiare le carte scelte. Required leva, livelli requisiti soddisfatti. 5 punti sfida aggiunti. Niente amo abilitata. Il tuo mazzo può contenere un oggetto in meno.
C'è un valore ad aggiungere sfide. Interessante. Molto simile ai teschi di Halo, è vero. Ellie, SVL, grazie di cuore. Anche delle parole. Zaino, non mazzo. No, c'è scritto mazzo. Ah, dici, è tradotto male? Inizia sessione. Ma attivarle tutte? È qualcosa che può dare un vantaggio o è puro hardcore? E quindi facciamone una alla volta e vediamo che succede. Oh Karim, grazie. Basta superare i 5 richieste che aumenteranno in futuro allora. D'accordo. D'accordo. Semper D'accordo. Allora andiamo. Ma si va così? Si gioca direttamente? Vado? Cominciamo con le pelli di lepre. Ecco cosa posso offrire. E posso esplorare la casa? Ha un valore quindi esplorare la casa. Non è gameplay puro. Cioè, meglio, è ovvio che esplorare la casa faccia parte del gameplay, per carità. Per carità. Contacarte. Sembra interessante. Queste pelli sono assolutamente eccellenti, ti ringrazio. E questa cosa... Che ricordi? Quell'oggetto riporta alla mente tanti ricordi. Vi abbasso leggermente il volume, penso sia opportuno. Ti sei imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Con i volti scavati dalla fame si accalcavano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scaldala vicino al fuoco, così ne potenziare il valore di potenza, ha detto un altro. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca. È bellissimo che fa il Dungeon Master, santo cielo. L'ermellino. Ciao. Ciao, ermellino. Che meraviglia. Che meraviglia. Hai avuto un'idea. Perché non lasciare che la tua creatura si riscaldi intorno al fuoco ancora per un po'? Uno dei sopravvissuti affamati si è avvicinato. Sarebbe rischioso. Vuoi sfidare la sorte oppure ti arrendi?
il fuoco ha scaldato il cervellino. Quindi ora si gioca. Vediamo che succede. Grazie Mike, no, 1986. Rerat, Gelfiel, Fren, welcome back. Fabioskic, Stelling, grazie. Vediamo un po' come prosegue l'avventura. Mi aspettavo avesse una componente narrativa più importante, sapete? A quanto pare no. Il corpo la dice lunga sulla sua efficacia. Oh, il totem! Le ossa della vetusta donna hanno scricchiolato e cigolato mentre si è avvicinata. Le mani tremavano delicatamente mentre ha posto le sue offerte al tuo cospetto. Molto interessante quello che abbiamo ottenuto, ragazzi. Molto interessante. Molto. Verme ad anello. Fregato. Non te l'avrei mai permesso, piccola falena. Grizzly. Bene. Uno e uno. Tre. Ci terremo sani per ora. Non puoi fare molto. Oh. Proseguiamo. Non ha altre carte? Finisce così? Va bene. Che ne pensate? Cosa vuole dirci questa modalità? Cosa ci farà ottenere questa sequenza di sfide? Interessante il Martin Pescatore. Molto interessante quella coppia di abilità. Si difende e vola? Ci piace. Allora. In teoria sopra era quella che prendeva l'abilità e sotto quella che si sacrificava, vero?
Sapete, qua non c'è nulla di particolarmente fighissimo, però credo che la cosa migliore da fare sia dare all'ermellino i poteri del Martin Pescatore. Tanto questo costa 1 e ho un 2-2 che vola e si protegge. E poi è anche a livello di lore estremamente figa come cosa, perché è il nostro caro Poe. Il nostro caro Poe. Ma il Kraken non ho ancora chiaro come funzioni. Immagino che quante più carte hai nel mazzo, più attacco. Pericolosa la lucertola, in realtà. Pessima scelta. Questo è proprio quello che volevo accadesse. Mi dispiace, Lesci. Non sono più quello di un tempo. Sono cambiato. Sono cambiato tanto. Tu, lucertola, sarà il nostro sacrificio per una prossima carta. Non ho ancora aperto la cassaforte. Non sto provando a chiedervi le vecchie. La quantità massima di oggetti che puoi trasportare è 3. E adesso ne hai 3. Forse accetterai invece questo dono da parte della mia amica. Topo da Soma. Sempre utile. Ma prima potenziamo ciò che abbiamo. Più 2 HP. Credo proprio che il nostro ermellino non ne abbia bisogno. Altresì. Potremmo darlo al lupo. La lucertola la sacrificheremo. Il grizzly non può essere l'unica carta. Oppure potremmo rendere lui più resistente. È vero. C'è un rischio. Ma... chi non risica non rosica. No! Fuck! Maledetto Lesci! Ho rosicato risicando, ragazzi.
Chissà qual è la percentuale? 30% di riuscita? Ciao, pescatore. Sono il pescatore. Pesca e ripesca. Il pescatore ti rubava la carta con l'amo nella fase 2. Perché in tal caso non conviene dargli il grizzly. Non conviene dargli il grizzly. Ah, nella fase 1. Nella fase 1. Ah, è vero, chiama i secchi che diventano squale. E allora aspettate, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Oh yes. Mister Ripesca. Questa ripesca. Mamma mia, ragazzi, quanto sono cattivo, però, eh. Lo abbiamo scoppiato, ragazzi. Scoppiato. Non sono più quello di un tempo. Permettimi di accendere ancora una volta le tue candele. È da diverso tempo che qualcuno non sconfiggeva il boss. Carta rara. L'uomo talpa. La strana larva. Una specie essenzialmente noiosa. Geco. Il monotono geco. Forse troverai il modo di usarlo? Huh. Direi che il più interessante di tutti è la misteriosa larva e il geco. Il geco è utilizzabile per essere sangue. La larva non mi ricordo a cosa punta, in cosa si trasforma. Ho già delle carte che sono protagoniste, onestamente. Quindi prenderò, a mio gusto, prenderò il geco, ragazzi. Abbiamo già le carte forti, o potremmo rendere il geco una di esse. Molto bene. Non sono abituato ad annunciarlo. Hai cambiato l'ordine delle... Ma mie mappe, Casey? Molto bene. Il sole sorgeva sugli abeti silenti. Gli uccelli volavano lungo i sentieri dei lupi e delle alci. Stavi per addentrarti nella foresta. Ok... Per sacrificarla. Perfetto. Tu cosa sei? Oh no. E infatti era nuova. Pensavo di aver gettato questa bottiglia nel fiume. Oh no, mi renderò utile. Vincerò proprio come il maestro. No, non sono abile come il maestro. Potrei fare qualche errore. Cosa vuoi che dipinga per te? A cosa serve? Cosa fa? Non so se mettere una carta
debole o una carta forte? Potrebbe duplicare copiando la carta, però potrebbe sbagliarsi. Fatemelo scoprire, blind. Adesso non vi leggo un secondo. Non posso non provare la carta più strana. Non posso fare opzioni, non posso parlare con niente. Sì. Vediamo cosa posso fare. Cosa ne pensi? Credi che il maestro sarebbe fiero di me? Di sì, per favore! Ah no, era Casey a dire, no, era lui. È proprio come la tua carta, vero? È Casey? Basta. Non mi costringere a rinchiuderti di nuovo. Ottimo, in realtà. Decisamente ottimo. Oh, caro lupacchiotto, non vedrai mai la luce del sole. Mi dispiace. Oh no, un lupo addirittura. Devo ucciderlo, non posso permettergli di... No, non posso permettergli... No, in realtà posso. Se il lupo rimane lì, crescerà, ma non permetterà all'altro di scendere. Però faccio 3 È vero, overkill, danno in eccesso. Che paura, ragazzi. I prezzi sono più alti di quanto ricordassi. Il cacciatore quel giorno ha dimostrato di essere una mazza. È un dungeon master. Prendi una pelle in omaggio. Grazie per il tuo tempo. Potrebbe diventare uno spirito dell'arcade. Tu... Allora, non ho l'ermellino qua. Cavolo. Avrei gradito l'ermellino. Avrei gradito l'ermellino, però. Nessuno ha dubbi, vero ragazzi? Di attacco. Facciamo così. E ora scudo.
Ok, ora siamo molto nei guai. Lo squalo bianco ci ha fregato. Dobbiamo sperare di trovare il geco. Potrebbe essere necessario utilizzare un oggetto. Se loro ci attaccano... Oh no, dobbiamo utilizzare ora un oggetto. Immediatamente. Mi dispiace, ma non potevo fare altrimenti. Molto standard così. Vediamo al prossimo turno. Abbiamo vinto. Bene. Corvo, antilope, cerbiatto, antilope. Un altro strumento utile. Ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. La roccia potrebbe aiutarti a uscire da una situazione difficile. Una raffica prodotta da questo ventaglio è in grado di sollevare in aria le tue creature, anche se solo per un turno. Ragazzi, non possiamo perdere. Siamo completamente Chad. Completamente Chad. Due più uno, tre. La forbice è stata overkill, è vero, però ero molto preoccupato delle carte che avrebbe aggiunto dietro, non ne avevo controllo. E ho dovuto essere meno dal mento quadrato. Tuttavia. Avremo mille occasioni per riottenere diversi oggetti. Bedo, a.k.a. Regina. Grazie, welcome back. Andrea sposato? Anche a te. Crestfallen 98, grazie. Zip. Oh. Enzo, benvenuto. Grazie del supporto. Welcome to the Covenant. Zengo 8. Lady Fiordaliso. Mr. Pine Tree. Sephiresh. Oh, meraviglioso. Devilman. Paporchecco. Ryan Live. Grazie a tutti. Meh. Interessante.
Interessante. Sempre per il sacrificio, ovviamente. L'intragliatrice decrepita ti è comparsa davanti. Si è mossa con particolar vigore, nonostante l'età ragguardevole. E ora arriva il bello. Cavolo. Non ho quello che speravo, ma... Cavolo. E va bene. Geco? Potremmo dare... Ci sono molte cose buone, ragazzi. Ci sono molte cose buone qua. Ce ne sono tante, 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 tante. Sto pensando anch'io all'antilope sul lupo. O dare il potere dell'alfa al geco. Ninnoli geco, finché le partite sono così facili, non credo sia necessario. Ma con i due gechi, secondo me, se diamo al lupo l'abilità dell'antilope, creiamo un mostro, ragazzi. Alfa Geco è fantastico, ma penso che avremo altre occasioni di farlo. Ma non... E ora boss. Iha! Era il prospettore! Molto bene. Molto bene. Ermellino. Va pure. Comincia a giocare. Non sono convinto, ma... Ah, qua non c'è il martello, non posso uccidere. Non posso uccidere a mio gusto. E va bene.
Non potrò fare la figata, ma mi accontento. Peccato però. Finalmente! Ora potremo rompere il suo mulo. Grazie. Corbezzole! Il mio mulo! Stiamo per fare qualcosa di molto bello. Davvero. Siamo arrivati a questo punto. Emozionante. E adesso c'è dell'oro in quelle carte. Molto bene. Ora prepariamo la nostra vendetta. Oh, yes. Amalgama. È un cane, un lettere. È il crogiolo di Elden Ring. Dio delle mantidi. Topo da Soma. Non ci sono dubbi. Cosa farai, Casey? Cosa farai adesso? Vediamo. Una folata di vento si è infilata nei tuoi polmoni in maniera sgradita. Di gelido vento. La bellezza della neve che cade leggera non è riuscita a distrarti dal gelo nelle tue ossa. Sei risalito fino al confine innevato. Il passero era interessante, ma il martin pescatore lo è di più. Le ossa sono diverse.
illusa talpa. Nulla puoi! Mi ero dimenticato di questa cosa. Sono cazzini adesso. Sono proprio cazzini. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non perdiamo. Noi abbiamo una buona possibilità, nel senso che potremmo togliergli l'alce con lui e baffarlo dopo. Ho il ventaglio, ma vorrei tenerlo. Ma perché usare subito il ventaglio? Tanto gli oggetti li rifai. Capisco. Accetto il consiglio. Mi sarebbe piaciuto, però. Perché il ventaglio? Perché c'era la talpa. C'era la talpa, ragazzi. Ma quindi la chat a volte... Ah! Ma quindi il backsetting della chat a volte ha così tanto torto, eh? E così sto imparando più di voi. Intriguing. Tolgo la maschera. Mostrami qualche pelle pregiata, ok? Mm-hmm. Mm. Avevamo pure una strategia per non usare il ventaglio. Ma è quella che volevo fare io. PT1, grazie. Erwin Smith 87, welcome back. Kair Kogwar, grazie. Santa luce dei macelli, di cuore. Grazie davvero. Armando, Raidru, Zad. Questo è un problema. Enorme. Un enorme problema. Cazzo. Che mano orribile, ragazzi. Che mano orribile, ragazzi.
Dopo riguardiamo il quadro, sì. Ho paura che metta una carta qua e mi uccida il gatto, capite? Perché purtroppo è un casino. Ma se ci pensate, loro crescono, però avranno un bonus, faranno 2 e 4, no? Quindi 1, 2, 3, 4, se uso il dente, no. Giusto? Ah, vedo che la chat... però la chat vedo che toppa parecchio, eh? E io che mi sentivo scemo quando non la leggevo. Ma vedo che la chat che mi dice hai già perso, al prossimo turno hai perso al 100%. Ma qui vedo che comunque c'è parecchio da studiare. E probabilmente ho perso la partita, ma non è il turno giusto che dicevate voi. Allora, ho perso, però con un certo onore. Sto per prendere così tanti cazzi, ragazzi. Madonna santa. Ora ho perso! Ok, fermi, con calma. Abbiamo ancora una luce. Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ah, mi ero dimenticato che ti permette di andare avanti comunque. Guardiamo il quadro, sì. Siamo il Ecology, corretto? Sì. E stiamo conducendo i nostri esperimenti lontano da... Non siamo i benvenuti altrove. Una per ognuno di noi. Non lo voglio fare! No! Voglio andare via! Non voglio! No! Il mio cieco! No! Vabbè, oh, dai. Gatto e passero. Ok. Ora con attenzione. Stronzo. Cheater. Sta diventando difficile il gioco. Ora sta diventando difficile per il mio basso livello di card gamer. Perché questo è un problema. Questo è un cheat da parte sua. Non posso bloccarlo e farà 3 danni. Posso cercare di ucciderlo, ma non sarà assolutamente facile.
perché poi mi morirà l'ermellino, capite? E dammi una cosa sana. No, ah, è vero, non posso ucciderlo perché l'ermellino vola. Cazzo, è vero. È vero, l'ermellino vola. Si scambiano i danni, ma lui vince su uno. Come si fa a vincere una partita così? Come si fa? Non puoi fare niente in game. È persa. Ma non potevo fare nulla. Anche se avessi pescato uno scoiattolo. Questo è virtualmente invincibile. Con gli oggetti ho un deck più forte. Però è un peccato, no? Ma il deck migliore... cioè, lo devi costruire dalla prima partita. Ogni tanto lo fa. Mi rendo conto. Mi rendo conto. Esatto. Devo lavorare di deck building, no? Devo lavorare di deck building. Però... certo, è già esatto, perché una cosa è giocare, un'altra è avere deck building, ok. Ok. Però questa roba è incredibilmente fuori di testa come potere, no? Il mio dramma è non poter fare live che durano tantissimo in queste serate. Servirà a fare delle piccole maratone di... ma è proprio una sorta di rogue. È un rogue. Boss sconfitti 2. Carte pescate 90. Scoiattoli colpiti. Giocate pessime 8. Giocate pessime 8. Che figata. Come fa a saperlo? No, bellissimo. E queste... la chat ha giocate pessime 0. esatto. Però se cominciamo un'altra partita adesso, potremmo non fare in tempo a finirla. Dobbiamo essere super veloci. Vediamo un po', le cose cambiano. Sì, tentacoli e lontra di fiume. Ok. Vediamo. Pelli di lepre, d'accordo. Vediamo un po'. Il Martin pescatore e il lupacchiotto. Vabbè, sono belle carte queste. Il Martin pescatore mi sembra molto forte. Ma lo è di più la mantide. E poi abbiamo anche quella che uccide le carte. Cioè, no? Sono ottimi, i miei ringraziamenti. Cioè, sono tutte cose che puoi fondere. Il lupacchiotto era buono. Però posso rendere mortale qualcuno, capite? Metti la vipera al falò per una chicca? Ah, ok, provo. Lasciala lì dov'è, ha detto uno dei sopravvissuti. La creatura potrebbe diventare più potente. Sei sicuro che sia commestibile? Come? Ma non è successo niente. Vedrai. Ma dai. Che figata. Ok. Ok. Thank you.
Siamo molto attenti a come sfruttiamo. Mi arrendo. E io alla... la finirò lentamente per avere dei denti. Ok. Ah, quanti turni... Però forse è quanti turni è in gioco. Quanti turni hai in gioco? Ragazzi, potrei fare una mantide doppia con i micologi, però. Vediamo. Se... Vediamo. Questa la devo provare perché è misteriosa. Hai trovato i resti di un piccolo insediamento. Non c'erano sopravvissuti. Forse il problema è da ritrovarsi in qualcosa che hanno mangiato. Il fuoco scoppiettava nonostante la loro assenza. No! Bellissimo! Che figata! Che spettacolo! Che cosa figa. Ok. Pessima mossa, vero? Pessima giocata 1. Stavo pensando al giochino. Stavo pensando al giochino. No! Ho già perso. Recupera la partita, Mike, presto! Presto! Salvati! Salva... chissà quanto è forte questo. Ma non sta aumentando di turno in turno. Allora è quanto tempo è passato prima che sia giocata, no? Giusto. Me l'hai fatta, mi arrendo. Carina sta cosa. Verso il falò. Ah, spoilerino comprensibile. Ho capito la meccanica. Questo è cattivissimo, ma non mi interessa. Abbiamo bisogno di cose leggere. Cavolo. Cosa hai dato loro da mangiare? Che sta succedendo? Se solo fosse stata il dio delle mantidi, ragazzi... Cos'è questo? È nuovo? Ma non c'è il falò. Devo prendere un'altra vipera. Devo prendere un'altra vipera perché il falò della prossima mappa saranno vivi. Ah, l'ho già incontrato, ok. Vero? Infatti.
Eh certo, perché è un'altra mappa, sarà ben un altro, no? No? Full falò build. No, non la vita! Devi darmi... Così stiamo facendo un one trick pony, però. Non è pericoloso fare un one trick pony. Potremmo fare questo. Che sembra originale, appunto. Cioè, 7 di vita, ragazzi, è tantissimo. Ma sì. Ok, caro amico. Ti sfondo. Giochiamo. Gas Nervino 91, welcome back, grazie di cuore. Notturno Corvo, grazie, The Guild. Ti benedico, primo anno. Pinna Frost, welcome back. Anzi, perdonami, benvenuto, grazie del supporto. Allora. Armezzali! Succa. Ah, era l'ultima carta che mancava, non serviva. Vabbè. A posto. Ho la mia Deck Destructor. Grazie a Canattila. Serve una luce? Hai il coraggio di tentare? Dio delle mantidi! Sì, da fondere con la mantide! Scusate. Il bambino magari era fortissimo. Intriguing. Mangia cadaveri. Se una creatura che possiede muore in combattimento, la carta una carta che possiede questo sigillo viene giocata automaticamente al suo posto. Va bene. Let's go! Portiamolo a casa! Oh no, il dio delle manti di scarso. Con calma, con calma.
disastroso. Fregato! Perfetto! Andrea... Andrea MWZ. Grazie, welcome back. Sick Balls, Irugna. Un giorno, promesso. Lontano, ma è una promessa. Oh, figo! Non faccio più lo stesso errore di prima. Falo, 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 falo. Oh no, volevo il danno. Volevo il danno! Ok, potremmo fare il lupo. Potremmo fare il lupo. O l'uovo di corvo. Il signore delle mantidi... No, perché verrà sacrificato. No, il dio delle mantidi verrà sacrificato. Verrà sacrificato. Ah, ha già la coda, è vero. Vero, 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 vero. L'uovo, facciamo l'uovo. No, la rana. No, la rana no, ragazzi, la rana no. La rana no. Il kraken potrebbe funzionare, ma ha già 7. La vipera è una buona idea in realtà. Però è più figo questo. Oddio, in realtà no. No, perché costa 1, è per quello che è più figo. No, anche la vipera verrà sacrificata. Ciao, vecchia amica. Sì! Dai, è forte! Così almeno posso fare la fungata. Anche se in realtà a quanto pare potevo farla comunque. Temevo che non contasse con... Ok. Si fa il mega lupo. Buffoni, preparatevi a subire enormi sofferenze. Ucciderò la mantide per questo, perché tanto arriverà il lupo cattivo. Succa. E ora? Sarebbe interessante fargli fare un disegnino, ma il falò è troppo attraente. Ragazzi, il danno, su! Il danno, ragazzi, il danno. Allora, è il momento di far molto forte questo. Oppure... Il dio delle mantidi? Ma il dio delle mantidi dobbiamo sacrificarlo!
Vabbè, è una carta in più. Avete ragione, costa poco. Non lo sacrifichiamo, non lo sacrifichiamo. Non lo sacrifichiamo più. Ciao, atto 1. Addio. E ora lo tengo. Ma com'è testa d'insetto? C'è il lupo... Ragazzi, ma com'è testa d'insetto? Ma no, la mantide è già forte così. È già forte così la mantide. Così se muore qualcosa senza avere la mantide, senza avere la gazza, già c'è il lupo, boom! Con qualunque mano, con qualunque deck. Let's go! Lo so che avevo già vinto, ma ho pensato una cosa, colpa mia. Lo so che avevo già vinto, lo so, I know. Ricordo più, ferme. Qua lui, occhio, c'ho l'ansia. Qui lui mi fa ottenere... esatto, devo togliere... Cioè, rubo le carte, no? Con le pelli che ho. E allora basta togliergli... Io avrei scelto diversamente. Sta a vedere che succede adesso. Gran pippa. No. Oh, oddio, aiuto! Ah! Aspetta! Mi ero dimenticato! Fermi, la talpa, via la talpa, via la talpa! Subito! Perfetto. Vero? Sì, a posto, no? Fermi, aspetta, 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 aspetta. Facciamoci un conto. Questo muore. Questo passa. Noi facciamo un danno. Loro ne fanno... Allora. Uno. Questo muore. 3-6. E l'antilope muore. La lucertola non uccide il serpente, esatto. Loro ne fanno solo 3 e basta. La mantide però potrebbe fare solo 3. No? È vero. La mantide fa solo 3 perché...
No! Ho sbagliato. Cosa ho sbagliato? Chat! Dovevo giocare da solo. Questa dovevo giocare. Ho smesso di contare quando ho visto che eravate così infervorati. Ma è tutta la live che scherzo su di voi che sbagliavate le cose per gioco e vi ho dato retta alla fine. Giocate pessime 7. E una non è mia! Una non è mia. No, no, vi giuro, stavolta è colpa della chat. No, stavo giocando con lo schermo così. Non ho fatto matematica, ho agito perché mi sentivo troppo forte. Però alla fine, se non ho notato l'errore, è colpa mia. Bloodorcan, smettila di mentire a te stesso. Esatto, colpa mia che non ho ragionato. Esatto. Noted, è vero. Però in realtà, nel momento nel quale abbiamo scoperto che una... Non credo sia la creatura velenosa, è il... Il punto è, solo la vipera lo fa. O è la creatura... Cioè, è il teschio che uccide i... No, questa sconfitta non l'ho imparata, nel senso che ero... Cioè, da una parte dovevo chiudere la live alle 11 ed ero un po' teso, quindi mi sono distratto, ho giocato troppo con voi e sono stato un idiota. Però in realtà si vede che finalmente ho preso l'esperienza e sono in grado di... tra l'altro, economia, no, del canale, vi ricordo che quando vi promisi di non perdere, non persi durante... E ottenni le 3 stelle del... Allora. A questo punto devo rientrare nel rispetto di quello che si è fatto, quindi al diavolo i miei impegni e serata. Però bisognerà cambiare mood perché adesso sono completamente fottuto nei miei programmi extra live. Allora, dobbiamo fare il super sul serio, ok? No, ragazzi, il sonno adesso è stato completamente cancellato dai programmi, non preoccupatevi. Ok, questo dovrebbe essere velenoso, no? Molto bene. Possiamo riottenere la partita precedente senza dare un finale così gramo. Quindi facciamo i tosti, ok? Let's go. Ho fatto un errore. Nell'ultima partita non ho giocato, ho partecipato con voi, mi divertiva. Ma non ho pensato... Non ho fatto un calcolo che fosse uno. E sono stato persino io a fare la stronzata alla fine. Poverino, non ho carte.
Grazie. No, no, è vero, non bisogna mai... Allora. Ma poi è complesso leggere la chat. A volte non si deve fare proprio perché magari perdi il messaggio sapiente o fraintendi e fai un'enorme figuraccia. Allora. Devo essere fuori focus adesso, ragazzi. Non posso essere in focus ora. Devo essere in focus solo quando il mazzo è pronto. Altrimenti sono veramente nei guai con gli impegni extra live. Non sono pochi in questo periodo, ve l'ho detto. È estremamente tesa la situazione. Ok. Devo darvi il meglio, però non si può mollare così. Sbaglio o... Scusate, sarò anche fuori focus, ma... Non è per caso... Cioè, non sto dimostrando di poter giocare anche velocemente vincendo. È figa sta cosa, no? Ah. Ah. Bel pasticcio. Giochi sempre bene quando non leggi consigli sbagliati. Ma no, cioè, ho detto è colpa della chat perché quella volta ho veramente smesso di giocare. Però, in generale, è mia responsabilità. Ma perché Ermellino? Scusate, l'Istrice è l'Ermellino più forte. Anche l'Istrice costa uno. Cioè, l'Istrice è letteralmente l'Ermellino più forte. Però il lupo... È già forte. Decido io. Ok. Poi. Seguitemi in questa cosa. Che ne pensate? Io penso di metterci l'alveare.
Io penso di metterci l'alveare. Ok. Perfetto, ora diventa anche un tank. Ecco qua. Ok. Forza, forza, facciamo una cosa buona. Va bene essere sconfitti, ma non in un modo grossolano e con un mazzo così forte come lo scorso. Non è un bel ricordo. Non è un bel ricordo, non posso accettarlo. Yes, big giga, ti leggo. Vi leggo assai. Ok. Poi. È tornato l'Uroboro. È tornato l'Uroboro. He's back. E sarebbe la buona volta in cui lo sfrutto in maniera illimitata. Il confine innevato. Scusate, ma... Posso? Posso? Scusate, posso... Che succede se... Perdonatemi, ma... Ah, ma non posso, devo fondere l'uroboro. Beh, no, non è vero, scusate. E se io fondo il lupacchiotto... Cioè, qualunque creatura diventa più forte, no? Ah, prende più uno, più uno, più due. Ah. No! Non ho la... Non ho... Non conviene metterlo sul... Solo... Ma per sacrificarlo... Cioè, lo metto sul topo solo per sacrificarlo. Cioè, così... Non ha senso così. Cioè, nel senso... Costa due, tra l'altro, capite? Cioè, in teoria, se mai dovrei fare una cosa del genere... Boom, 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 boom. No? Ha più senso, no? Alla fine quelli che costano di più vanno sacrificati per quelli che costano meno, no? Ogni volta che rigioco l'uroboro ho oggetti infiniti.
Ma come no? Ah, scusa, no, sto dicendo quello che dite voi, è lo schermo che ho posto. No, non è vero. Sì, no, è lo schermo che ho posto. Ho fatto, cioè, è quello che dicevo io, solo che a schermo ho fatto l'opposto. Ma è quello che dicevo io, cioè, ci siamo capiti. Cioè, questo intendevo, cioè, è quello che stavo dicendo a voce alta, era questo. Questo era il piano. Però alla fine non avevo visto che anche l'Ouroboro costa 2. Vabbè, ma tanto poi si dà tutto agli amici. Cioè, gli oggetti infiniti erano questi, ragazzi. Colpa mia. Cretino. Devo usarlo prima, cazzo. Allora. Dopo averlo giocato, ne peschi una copia. Ok. Mi scuso in anticipo. Ci proverò! Ma l'ha fatta più forte. L'ha fatta più forte, ragazzi. Dobbiamo andare dai micologi, ragazzi! Dobbiamo andare dai micologi! Presto, micologi! ASAP! È vero, 2 rane è meglio. 2 rane è meglio per il mazzo. Touché. Tanto ci finiamo comunque dai micologi. Peccato. Vabbè, ragazzi. Però intanto fa ridere. Fa ridere un sacco.
It's time for Falo. Per sacrificare? No, non serve a niente. Oss era meglio, Oss era smart, avete ragione. Ho fatto una scelta stupida in nome di sperare di trovare un... Ah, beh, questo non ci serve. Oh, madre, Shabubu 7, grazie delle sub. Benvenuto anche ad Artu, che ne ha donato un'altra. Grazie. Grazie di cuore. Vai. Doppio falò! Perfetto. A posto. Ma l'istrice la voglio fondere, l'istrice la voglio uccidere. Devo togliermi delle carte, devo togliermi delle carte, ragazzi. Deck building, no? Mi rompe il culo. Ho fatto una cazzata. Non posso perdere adesso. No, come ho fatto una cazzata? Mi sono dimenticato l'abilità del cacciatore, vero? Sì. Ho dimenticato l'abilità del cacciatore. Ho dimenticato l'abilità del cacciatore. Questa è solo esperienza. Stavo pensando, cioè mi ricordo bene quella del pescatore e quella del prospettore, ma quella del cacciatore me l'ero dimenticata. Per questo mi sono teso, perché è la boss fight che ricordo meno. Non posso fare niente. Ho perso. Era l'unica carta buona che avevo. Perché l'uovo a destra? No, non fa danno quello. Thank you.
perché l'uovo a destra? Non capisco perché mi devi fare l'uovo a destra. Non riesco a capire. Ma scusate, mi blocca il volo. Ma perché l'uovo a destra? Posso perdere solo 3 danni. Adesso ho paura del Kraken perché non mi ricordo la fase 2 del cacciatore. Magari mi uccide tutti, non mi ricordo più. È proprio memoria. Posso provare a far morire qualcuno. Potrei far morire il lupacchiotto. Ah, è vero, la fase 2 è quella che in cui gli rubo le carte. Facciamo così per prenderci uno scudo, no? Ok. Ok, ora devo fare un sacco di danno. Cioè, posso usare... seguitemi. Posso pescare. Non giocare le pelli è rischioso però adesso, no? Come faccio a non giocare le pelli? Cioè, posso provare a utilizzare gli scoiattoli come scudo per un po', no? Mi servono per la fase 2, avete ragione. Avete molta ragione, ma io sono nei guai qui. Cioè, questo è vivo, capite? Cioè, io posso utilizzare... Io devo uccidere lo sciottante, no? Però poi che succede? Ho paura. Ho una paura boia, ragazzi. Fermi, devo ragionare senza chat stavolta. Prima ho perso perché mi sono divertito e voi in parte vi eravate persi con me. Adesso non perdiamoci. Finiamo la live con orgoglio. Permettetemi di ragionare da solo. Non posso subire un altro danno, ma sto per farne 5. Questo è un problema. Poppa fa solo un danno. Questo non può fare danni. Questo arriverà, ma non può uccidere il Kraken. Se però io utilizzo 2 carte, quindi scoiattolo e uovo, non vi sto leggendo in questo momento, ho bisogno di ragionare da solo, da gamer. Scoiattolo ed uovo. E metto l'uovo qui, lui non potrà fare danno, ma crescerà. Non può essere danneggiato, quindi è al sicuro. Tuttavia lui diventerà 3, non 5. Con 3 farò 1, 2 e 3, ma lui potrà farmi solo un danno. Non riesco a pensarla diversamente, ragazzi. Bisogna setappare il prossimo turno. Ok. Ok. Dobbiamo ottenere pelli. Dobbiamo uccidergli gli amici. Mi ero dimenticato la meccanica del cacciatore, ragazzi, mi sento in colpa, ma sapete, purtroppo non è una maratona di Inscription la settimana, quindi a volte ho delle lacune.
Ho quattro pelli. Quindi. Semplify. Allora. Lui via. Lei via. Ne abbiamo ancora due. Ah, ma a 6 di danno. È finita. È finita, ragazzi. È finita. Però non posso passare, quindi... Basta. Botta. Boom. Ok. Ok, ok, forza. Un po' di dignità, forza. Non perdere. Ah, salve. No, non lo voglio. Strana larva. Ci servirà un'altra mappa. Basta carte. Ah, giusto, questa è una sfida di carte. Fuck. Però queste sono carte buone. Wow. Mi sa che la talpa, mi sa la talpa. Ragazzi, mi sa tanto la talpa. Quanto è bello sto coniglio. Minchia, quanti danni mi ha fatto? Cazzo! Stavo pensando... Mi sentivo al sicuro nel primo turno. Fermi! È un casino, talpa! Talpa immediatamente! Talpa! Non chiediamoci perché e per cosa. Talpa, subito. Poi pensiamo al resto. Con calma.
Allora, io però adesso la talpa tancherà meglio, no? Adesso la talpa si sposterà qui. Si sposterà su tutti da sola, no? Ora si è potenziata, quindi lo farà, no? Quindi... Scusate. Lui ha 4. Sì che blocca i volanti, ha l'abilità. Scusate, se adesso io uccido l'uccellino e uno scoiattolo e metto il lupo... Il problema è dove mettere il lupo, però... Cioè, sta cosa va fatta. Bisogna decidere però se metterlo qua o metterlo qua. Il problema è che il coyote abbassa anche la potenza. Infatti. Sono d'accordo con voi qui. Qui stiamo collaborando in realtà. Esatto. Siamo in una marea di merda. Ok, ho fatto una giocata intelligente. Però attenzione. Non possiamo raggiungere il giocatore con i danni, vero? Perché non possiamo fare altrimenti, non posso farci niente. Allora è persa, ragazzi. No, 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 aspetta. Abbiamo avuto... Ce l'abbiamo fatta! L'uomo talpa che torna! Sì! Sono così stanco adesso, dopo la giornata. Ok. In che senso prendi il coltello? Non devo scegliere solo una carta di pellicce magiche? Oh no, cosa ho sbagliato? Io ho visto la cosa più costosa, ho preso quella. Perché... Oh no. Ah, vende pure il coltello. Ah, per i denti. Si può comprare il coltello. Oh, costava 7. Ah, che pirla. Non è quello del gioco base. Ah. Proviamo a potenziare la larva, sono d'accordo. For the mystery. Perché diventa magari una cosa arrabbiatissima. Ah, la talpa era una buona idea, è vero. Però la talpa torna in mano, quindi non è così importante, ragazzi. Non così tanto, almeno. Minchia. Togliamo di mezzo il cattivo.
Lo zaino non è una cattiva idea. Che schifo. Oddio, la roccia potrebbe essere la cosa migliore, paradossalmente. Non trovate? Ok. Perché avevo l'oggetto gratis, ho usato lo scoiattolo tanto per. Però in effetti potevo fare di meglio. Ho fatto una cazzata enorme, vero? Tipo enorme. Che imbecille. Ragazzi, ho un sacco di sonno adesso, onestamente. Mi sta venendo veramente il sonno forte. Però, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, perché devo usarla prima. Fuck. E se uso... E questo cos'è? Un loop infinito? Figa. Quindi anche il sonno qua viene sconfitto, in pratica. Ok. Porca miseria, ragazzi, tosta questa. Guardate quante monete ho. Casey?
Sei stata tu. Hai manomesso uno dei miei sigilli. So che lo ritenevi troppo potente, ma per favore, non farlo mai più. Ok. Hanno canonizzato il nerf. C'è stato un nerf. Ah, hanno dovuto nerfare il sigillo del topo. Huh? Potremmo finirla, no? Cioè, abbiamo questo misterioso animale. Alla fine non è male. Prende danni, ha tante vite. Volante? Ah, perché è così forte? C'era anche la talpa? E no, non ce l'ho la talpa. Altrimenti non ci avrei neanche pensato, ragazzi. Ho sbagliato. Avrei preferito non averlo. Devo usare un oggetto. Ok, per favore. Se devo perdere, che non sia con un errore del sonno. Forse. Lui è il prospettore. Il prospettore ce lo ricordiamo. Quindi. Vediamo che succede. Ah, diventa più forte mano a mano che avanza il tempo. Non solo una volta. Oh, fica questa cosa. Uomo falena. Cavolo. Sette che vola, è vero. Lellox, grazie di cuore. Suorara Onna, Rivo, Mark Yap, Archides, Lothbart, Lucio Piero Bon, Alepiar 22, Motcream, Mermaid Meloking. Grazie di cuore.
Troppe carte. Eccolo qua, finalmente. Poi, per carità, potevo farmi la larva, ma insomma... Ah. No, è vero, diamo il triplo a qualcun altro. No, non ho nessuno di forte. Ho il lupacchiotto, ma non è male. Il corvo. Il corvo già volerà. Però fa già danno il lupacchiotto, capito? Dobbiamo andare all'obiettivo, ragazzi. Grazie, Froze. Un piacere. Mi ero dimenticato il suo potere. Però ora abbiamo vinto, no? Grazie Francesco, un piacere avervi qui. Ci sta notando. David Kaminsky. Oh no, sono rimaste le stesse creature di prima. Insomma, i miei oggetti mi servono. Non ho degli oggetti buoni. Potrei tagliare David, ma poi la luna?
Ah, non puoi usarli alla luna. Me l'ero dimenticato. Troppa stanchezza. Perché si sarebbe spostato Heavy Nick? Sono stanchissimo, sì, non ho la testa che funziona adesso. Questa, ragazzi, non sono... Dovevo finire la live oltre un'ora fa. Ho 2 ore di sonno oggi. È un periodo in cui non dormo molto, lo sapete. Cioè, la Casey Mod, al di là del mio deludermi della stanchezza, non è un rogue perché non ottieni nulla perdendo. Cioè, non mantieni niente. Non mantieni niente. Però credo che abbiamo fatto. Cioè, si vede che abbiamo finito. Si vede che abbiamo finito Inscription. Cioè, ce l'abbiamo. Vediamo. Se ha degli elementi rogue, ancora non li abbiamo visti. È vero, Lorcan, hai ragione. Mi stavo riferendo a una meccanica... più moderna di edulcorazione. Grazie della stupenda compagnia, ragazzi. E non ho visto ancora niente, perché tutti i veri malus non li ho neanche attivati. Però ho un serio dubbio. Me l'aspettavo diversa. Se è così... Questo è uno spirito dell'Arcade Live. No, mi è piaciuta molto. Ma non me l'aspettavo così enormemente prolissa. Perché non è che vai avanti e scopri cose, o c'è qualcosa di meccanico che ti racconta del gioco, o hai eventi unici. È rigiocare
il migliore atto, secondo me, che è bellissima come cosa. All'infinito, magari ottenendo qualcosina. Esatto. Quando vinci ottieni qualcosa, come gli unlock e così via. È da spirito dell'arcade. È da spirito dell'arcade. Cioè, se bisogna fare tutto questo numero di partite, anche accumulando altri punti, e certo che c'è alternate reality anche qui, ovviamente. Blood Lorcan, stai leggendomi nel pensiero. Stai leggendomi nel pensiero. Dodici partite vittoriose per finire la Casey. In realtà 13. Perché stavo pensando che potrebbe sostituire Isaac al, cioè, post Isaac prima di Hades. Stronzi! Mangiate questo animale! Merde! Non posso dare a lui perché si sposterà e perderà punti attacco. E la vipera deve morire, quindi...
Mamma mia, che mostro. Ho fatto una cazzata. Perché sono partiti senza nemici praticamente, o ci sta pure. Ho visto il coltello, ma non so che farci. Ok. Abbiamo perso la strategia del falò. Non ho scelta. Vabbè, io avevo una scelta, ma non è quello che pensavo, cioè, non importa. Thank you.
grazie. Shushville. Questa è difficilissima da vincere adesso. Non ho scambe. Sono scelte bizzarre, sì, infame. Cazzo. No, la vipera non ripaga. La vipera è tragica qua perché costa 2. Costa 2, ragazzi. Non va bene. Non va bene per niente. La vipera che costa 2. Non va bene. Lui distruggeva per... Ah, distrugge da un osso inizio partita, è vero. No! Non... che stronzo! Che bastardo! Ha ragione, eh? Ha ragione. Per carità, ha ragione. Ha ragione. Cioè, lo capisco. Lo capisco. Vuole sangue, esatto. Ha senso. Il tronco che ha preso danno? Colpo di scena. Quattro? Che cazzo è sta cosa? Aia! Ma scusa, ma che... Ho capito l'alfa destra. E perché 3-1 invece? È meglio? Scusate, è fortissimo sto coso. Ma costa 8 ossa a noi. Mica a lui. Rispondo. Ok. Allora.
Giustamente. Diminuiamo le carte, presto, presto. Spero di avere una doppia, non credo, mi sa. Che succede? La rana, vero? La rana è meglio. No, Iota, esatto, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ah, volano. Ok, bomba. Suca. Ho frainteso il danno che mi avrebbe fatto. Sono un pirla. Sono un mega pirla, ragazzi. Dovevo cambiare build, ragazzi. Ti prego. Cazzo. È una merda. Vabbè! Vabbè, non importa, tanto al boss si ricarica.
Cioè, madonna, cioè, che delusione, stai barando, praticamente. Allora. Perché non ho il fumo? Perché ora, perché mi è morta la candela, immagino. Fermi. Fermi. Se lo ammazzo con la vipera adesso. Non te lo ruba se muore. Ah, ok. Ok. Questa...
fatto una cazzata, dovevo usare il lupo. Dovevo usare il lupo. Purtroppo devo usare gli oggetti adesso. Che macello. No! No, c'aveva il blocco del volo! Gesù, ho sprecato gli oggetti! Avevo fatto tutto il piano per... per uccidere... Dio santo... Dio santo... Che palle... Non ci serve questa tanto, no? Giusto? Mi sbaglio? Semper Fi. Centrale? La devo prendere? Grazie. Ok. Aminona, grazie. Gli avete una carta a caso, ok. È arrivata una tisana notturna, ragazzi. Sì. Hai rovesciato tutto. No, no, ho rovesciato tutto. Me la sono rovesciata addosso. Adesso è asciugo. Fuori da qua. È arrivata la tisana notturna. E si è versato su tutta la stanza i cavi. Questa è la situazione. Sì, miglioriamo il fatto che bollente mi è caduta addosso, tra l'altro, vero? Ho troppo sonno per capire cosa ti succede ormai. Questa tisana è fondamentale per vivere.
ragazzi. Ho chiesto aiuto alla Sara, però niente. Adesso si prende la pazienza. In effetti è ustionata. Ti sei sciolta. Ora si rovescia sul PC ed è la fine dei canali. Che stai facendo? No! Non rubarmi la cioccolata di Pasqua! È poca! Ne ho pochissima! Tu ti compri sempre i dolciumi! Io muoio di fame! No, è enorme! No, no, no! Tutto è metà uovo! Lascia giù! Hai già preso un morso! Togli la mano da lì! Guarda, cosa stai masticando? La ricompensa, smettetela! La ricompensa. La ricompensa. Gesù santo, la ricompensa. E dicono che è la tua ricompensa. Perché loro sono brave persone. Guardate che figata che ho fatto. Qua è apparso l'occhio solo. Non so perché è apparso l'occhio, ragazzi, sembra una figata. È vero, ricordo che fa sta cosa. Ho comprato le pelli apposta per la commerciante, ma non ho riconosciuto l'icona. Non ho riconosciuto l'icona.
Ho fatto una cazzata. Non ho fatto bene. Questo si sposta adesso. Si sposta questo. Ah no, perché ha solo 5 HP. Ha solo 5 HP, è vero, è vero. È vero, ha solo 5 HP. Scusate, scusate, scusate. Touché. Pardon, pardon, pardon. Ho mantenuto l'onore. Ok, devo annotarlo subito, altrimenti andrò a letto e penserò di averlo sognato. Stavo lavorando fino a tardi per testare l'ultima versione, però sono stanchissima, e non dirlo a me, figlia mia. Forse è frutto della mia immaginazione. Carte sbloccate. Toro selvaggio si sposta nella direzione incisa. E vengono spinte. Cucu, cuculo. Ok. Sfida sbloccata. Le battaglie contro i boss sono anche battaglie totem. E ora? È 10. È 15? Ok. Ed è apparso 2 in basso. Signori, ce l'ho fatta. Tutte le mie lamentele sul digital divide e la mia situazione a causa di colpe che non ho, nonostante un trasloco, rimangono. Ma ce l'ho fatta. Dite anche a chi è andato a dormire che ce l'ho fatta. Ditelo a tutti. Ora vado a montare. Grazie ragazzi. La tisana è stata la vittoria. Semper Fi. Grazie di cuore. Troppo figo, ce l'abbiamo fatta. Let's go. Yes. È stata meritata. Alla prossima. Oh, sì. Oh. Grazie a tutti del supporto.